E buongiorno e bentornati a Il Mattino Allora in Podcast, la vostra trasmissione preferita con cui iniziare per bene la giornata. Io sono sempre il vostro Leo Varghion e niente, intanto vedo che subito in chat siete accorsi in questa prediretta mattutina in cui abbiamo cercato di salutare un artista che purtroppo ci ha lasciato di recente. Stiamo parlando di Alexi Laio, purtroppo. E abbiamo messo una piccola playlist in suo onore, sperando insomma che lui da lassù possa apprezzare questi gesti, insomma, per salutarlo adeguatamente. Ma buongiorno Vincent Valentine, buongiorno Michela De Paola e buongiorno DJ Joker, che siete venuti qui a, insomma, farvi dare una bella svegliata come si deve, perché dai, ci sta a farsi dare una svegliata dal Mattino Loro in Podcast. E niente, signore, questa mattina facciamo le cose alla svelta perché ci sono un sacco di cose da fare. Ho aggiunto rubriche, musichette, cose, quindi bisogna ripartire in questo 2021 al meglio delle nostre possibilità e quindi dobbiamo essere carichi, pronti e subito dentro l'argomento, perché il tempo è poco e non dobbiamo sprecarlo. Direi quindi di partire subito con la sigla del martedì, perché l'altra volta me ne sono completamente dimenticato, perché sono un po' così, un po' scordereccio, come sapete. E niente, signori, piccola sigla e poi ci infiliamo subito nell'argomento del giorno. Come sapete, il martedì è il momento, il giorno in cui ci occupiamo, insomma, di cinema, serie TV, insomma, prodotti che si possono guardare, che si possono commentare tutti assieme. Abbiamo commentato libri, abbiamo commentato cinema, serie TV e tutto quanto. E oggi ritorniamo proprio sulle serie TV, sulle ultime con cui mi sono finalmente messo in pari e non potrei essere più contento e scontento allo stesso tempo, perché abbiamo da analizzare così proprio alla velocissima ben quattro prodotti che io con cui mi sono messo in pari. Le nuove stagioni, il nuovo episodio del Mattino Loro in Podcast, ma anche diciamo un modo per darvi un attimo un inizio per questo 2021. In fondo si parla di un nuovo anno in cui cercheremo di impegnarci ancora di più per fare questa trasmissione e tutte le altre trasmissioni nella maniera più completa e migliore possibile, per darvi il meglio da Runtime Radio. Però le nuove stagioni non riguarda solamente questo 2021, ma riguarda anche e soprattutto ciò che ho visto. Quindi ve le dico proprio alla velocissima, dirò giusto qualche parola per ognuno senza troppo dilungarmi, perché in fondo si tratta di prodotti di cui ho già parlato, forse solo uno dei quattro non ne ho mai parlato approfonditamente, però non credo serva un'analisi così approfondita per questo prodotto. Gli altri invece sono tutte cose di cui abbiamo già parlato, però di cui è uscita una nuova stagione e di conseguenza andremo un po' ad analizzarla. Cercheremo di non fare troppi spoiler, però di qualcosina più nello specifico parleremo, perché perché è giusto farlo, perché ormai siamo arrivati quasi agli sgoccioli di queste serie. Ma non per esempio della prima, perché della prima proprio è finita, finalmente è finita, posso proprio dirlo forte e chiaro, finalmente si leva dai coglioni, lo posso dire, perché è una serie che non mi è piaciuta, che non mi ha soddisfatto. Lo avevo detto nella puntata in cui parlavo, la puntata Al diavolo le serie TV, perché analizzavo assieme Sabrina, cioè le terrificanti avventure di Sabrina e Lucifer, sul punto di vista dell'utilizzo delle creature divine all'interno delle serie TV, che secondo me c'è veramente un poco corretto utilizzo di certe figure all'interno delle storie, e lo si fa in una maniera molto poco saggia, a parer mio. Avevo detto questo.
Quindi partiamo proprio con Sabrina, l'ultima stagione prodotta sempre da Netflix e che conclude, diciamo, la sua avventura all'interno del popolare sito di streaming, poiché le avventure così raccontate continueranno, da quanto abbiamo appreso, attraverso i fumetti che raccontano la storia di Sabrina, appunto. In quest'ultima stagione ci siamo, nella stagione precedente ci siamo lasciati con le streghe che rinunciavano completamente all'adorazione di Satana, come era, diciamo, prassi dall'inizio, e hanno abbracciato, diciamo, il culto di un'altra divinità, di un'altra figura divina, ossia la dea Ecate. Una creatura femminile, una creatura naturalmente che deve rappresentare la potenza femminile in tutte le sue forme, quindi quella della megera, quella della madre, quella della vergine, insomma, tante forme per, diciamo, una sorta di appunto di simulacro, di forma divina, oltremodo femminile, insomma. Ecate rappresenta questo per le streghe, però diciamo che nell'economia della storia, secondo me, questa scelta di, diciamo, rinunciare a Satana per abbracciare un'altra dea, secondo me è stata gestita molto male. Perché? Innanzitutto perché questa scelta, nello specifico, non ha portato chissà quali sconvolgimenti nella vita delle streghe. Satana non ha, diciamo così, imbracciato una vera e propria guerra contro le streghe per questo loro atto di abbandono nei suoi confronti. Non ha praticamente fatto nulla, e questo proprio depotenzia tantissimo la figura di Satana, che era stato fatto vedere prima come una creatura assolutamente da temere, che poi, vabbè, è stato sconfitto in 5 minuti, letteralmente 5 minuti. Tutto questo però non ha portato ripercussioni, c'è la pace, tutti stanno bene, le streghe fanno quello che vogliono, Satana non rompe i coglioni, insomma, tutto questo è andato proprio perfettamente, senza nessun problema, tutto finito a tarallucci e vino, ed è una cosa sinceramente che ho molto detestato. Quest'ultima stagione dimostra quanto il personaggio di Sabrina sia stato scritto veramente per essere irritante oltremodo, fa sempre quello che le pare. Non ha minimamente nessuna ripercussione nella sua vita il fare quello che vuole, si sdoppia, cioè gioca con l'esistenza, con la realtà, con una disinvoltura incredibile, non ha nessun problema. Tutto va sempre bene, c'è sempre qualcuno che le dà una mano e che la sorregge, insomma. Non c'è nessun problema, non c'è nessuna preoccupazione vera, nessuno è veramente mai, insomma, in pericolo per via, diciamo, di queste cose di cui Sabrina è assolutamente responsabile. Questo mi rende il tutto molto irritante, sinceramente. Infatti le ultime puntate le ho viste proprio di sfuggitissima. La mia ragazza invece, che voleva concludere la serie, a vedersela tutta, se l'è vista tutta. Bah, il finale poi, diciamo, ci ha lasciato assolutamente, mamma mia, pessimo, veramente gestione pessima, scrittura pessima, non si sa bene cosa cacchio fare di questi personaggi, li si deve far vedere cattivi ma allo stesso tempo buoni, quindi cosa si fa? C'è uno stratagemma che io odio, sinceramente, cioè quello di prendere degli archetipi malvagi e renderceli buoni, renderceli simpatici, aggiungendo invece un archetipo ancora più cattivo. Nel caso di Sabrina si è preso a piene mani da Lovecraft, e quindi prendendo gli orrori di Eldritch, menzionando le montagne della follia, menzionando Lovecraft stesso, cosa che io detesto perché significa che tu non hai fantasia, non hai neanche la voglia di citare, perché una citazione ci sta, ma il voler basare tutta la tua storia su qualcosa che è già stato scritto dagli altri, ma pretendere comunque che questa sia tutta roba tua originale, diciamo, fa parecchio male, fa parecchio schifo. A me fa schifo, sinceramente. Non mi piace quando qualcuno è costretto a prendere veramente tutto da qualcun altro, perché significa che non hai fiducia nei tuoi personaggi, nelle tue storie. E perché dovrei avercela io a questo punto che ti sto guardando? A sto punto preferisco leggermi o guardarmi le cose
relative e riferite direttamente all'autore Lovecraft originale, perché almeno so che quella è una garanzia di qualità. Questo invece è un mischiateccio che vuole farmi passare i buoni come cattivi, ma in realtà sono i super buoni, e i cattivi come super cattivi, insomma. È una roba che non sta in piedi. O non mi parli proprio del bene e del male, oppure mi parli del bene e del male nella maniera più giusta. Vabbè, basta. Cioè, su Sabrina non avevo altro da dire. Passiamo subito a Lucifer, in velocissimo proprio. Lucifer, in questa nuova stagione che è finita, c'è stata appunto la pausa di metà stagione, ormai una cosa assolutamente assodata nel mondo delle serie TV, cioè che appunto le storie si fermano a diciamo a metà stagione per poi ripartire subito dopo ed essere subito pronte per spaccare tutto. Nel frattempo io mi sono perso il telefono, ma vabbè, lo cercherò prima o poi. Nel frattempo, ah, eccolo, l'avevo nascosto, vabbè, direte che ci fai col telefono, no, è perché sono scemo. Comunque, a parte questo, dicevo, Lucifer si è conclusa questa prima metà dell'ultima stagione con un finale buono, devo dire. Anche qui ricorre il problema, lo stesso problema di Sabrina, cioè far vedere dei cattivi che sono più cattivi dei cattivi. In questo caso si è voluto giocare con proprio con le figure d'autorità, facendoci vedere l'arcangelo Michele, e soprattutto ci è stato fatto vedere una cosa molto, una soluzione veramente veramente trash, secondo me. Per carità, divertente, messa in atto dall'attore Tom Ellis anche in maniera piuttosto buona, ma nessuno sarebbe mai riuscito a rendere credibile una cosa del genere. E sto parlando del gemello di Lucifer, ossia Michael, l'arcangelo Michele. L'arcangelo Michele che è il gemello spiccicato di Lucifer, che è appunto quindi viene interpretato dallo stesso Tom Ellis, e si dimostra un angelo cattivissimo, cioè geloso, pieno di astio e risentimento nei confronti del fratello e cerca di distruggergli la vita. E infatti questa stagione, diciamo il motore portante di questa stagione è il fatto che Lucifer sia costretto a tornare dall'inferno dove si era autoesiliato nella stagione precedente per tornare a regnare. È costretto a tornare perché il suo gemello sta fingendo di essere lui, cioè Michael sta fingendo di essere Lucifer e sta facendo il suo lavoro assieme alla detective perché vuole distruggergli la vita. La cosa figa però di Michael è che mentre Lucifer è in grado con il suo potere angelico di farsi dire dalle persone qual è il loro desiderio e quindi potergli dare effettivamente ciò che vogliono, Michael invece ha la capacità di farsi dire le paure delle persone, le vere paure delle persone. E questa è una cosa molto figa, effettivamente è stata scritta molto bene. Per carità, ripeto, torna sempre come cosa trash questa cosa del gemello cattivo, no? Cioè non lo vedevo dai tempi della paura fa 90, quella lì con Bart e il gemello suo, che in realtà era il gemello buono di Bart, vabbè. Non lo vedevo da allora questo espediente, e anche in quel caso era una mezza cazzata, anche se lì era fatto per far ridere e ci riusciva benissimo. Però sto gemello cattivo di Lucifer, non lo so, non... A parte la figaggine del suo potere angelico e del modo in cui si mostra Tom Ellis, perché è un bravo attore lui, effettivamente l'ha studiata bene la parte, e a parte questo però la scrittura è proprio trash, cioè non si può fare altro che dire questo. Finale veramente al cardiopalma, in cui gli schieramenti un po' si riequilibrano, si cerca di fare, diciamo, un po' un mischiume, se vogliamo. E finalissima, ultima scena finale, veramente boom, capito? Che ti lascia assolutamente basitissimo e pronto veramente a guardarti l'ultima parte, che uscirà, da quanto capito, in primavera. E sono contento. Sinceramente ho trovato alcune delle soluzioni di scrittura molto intelligenti, soluzioni semplici che funzionano, che sinceramente ho apprezzato. E quindi Lucifer... assolutamente promossa quest'ultima stagione, nella sua stupidaggine in realtà, nel suo essere molto semplicistico, ma va bene, nel senso ci può stare, io ci sto alla grande, non ho problemi con questa serie, sinceramente. Vai così Lucifer, sei tutti noi.
Passiamo alla prossima, una serie di cui non ho mai parlato, scusate se urlo, va bene, e sto parlando di Archer, un cartone animato molto interessante, perché i disegni e le animazioni riprendono moltissimo un, diciamo così, quel genere di fumetto. Non saprei descriverlo sinceramente, però immaginate quella serie di fumetti come potrebbero essere i vecchi fumetti di Superman, ok? Anni 20, ok? Anche quello stile di disegno con tante pin-up, con tante belle donne, soprattutto e il maschio dominante che sta in mezzo a tutte, insomma. Archer chi è? È una spia, un agente segreto di una, appunto, di un'agenzia di spionaggio, particolarmente ubriacone, dedito a fare gli scherzi ai suoi colleghi, a prendersela un po' con tutti, a non capire quando è ora di smetterla di fare i suoi scherzi, di fare l'idiota. Però è allo stesso tempo la migliore spia del mondo, è super atletico, è sempre pronto a tutto, è sempre pronto alla missione, insomma, è un personaggio particolare. Archer è sicuramente una serie molto molto divertente. In quest'ultima stagione abbiamo visto un suo ritorno da un coma che lo ha visto fuori dai giochi per 3 anni. Ogni stagione di Archer infatti ha un arco narrativo che si conclude e può capitare insomma che i personaggi vengano messi in situazioni particolari, tipo, che ne so, in un sogno incredibile di Archer loro si trovano praticamente a essere i membri di un equipaggio di un'astronave. Oppure potrebbero essere magari in una situazione particolarmente disastrosa economicamente a doversi reinventare come signori della droga. Insomma, è una serie divertente perché ogni stagione, diciamo, ha tutte le sue sorprese da lasciarti. E quest'ultima, per quanto non sia la più bella, la più riuscita, però comunque strappa parecchie risate, è scritta bene, devo dire. L'unico difetto che posso trovare in questa serie è che sono effettivamente poche puntate rispetto magari a una serie animata di diverso genere, però si capisce che quel genere di animazione, quel tipo di scrittura, quella cosa, quel modo di fare una serie TV è particolarmente complicata, non è qualcosa di semplice, ecco. E quindi niente, anche Archer abbastanza promosso, devo dire, non posso assolutamente lamentarmi. Ultima, ma non ultima, signori, l'ho voluta lasciare proprio come dessert per tutti voi, Cobra Kai. Ne abbiamo già parlato, come ho detto, è una serie che adoro veramente. Mi sono veramente ributtato nelle atmosfere dei film prima di approcciarmi alla prima stagione, come vi dissi ai tempi. Quest'ultima stagione che è stata anticipata di qualche giorno addirittura per venire incontro alle nostre esigenze, diciamo, è stata bella, è stata una bella stagione. Allora, l'ultima stagione si era conclusa con purtroppo un fatto molto increscioso, un fatto increscioso, diciamo, che è stato anche parte del motore che ha portato avanti sicuramente la serie, cioè scusate, quest'ultima stagione. Non voglio troppo spoilerarvi perché Cobra Kai, chi non l'ha visto, deve vederselo. In quest'ultima stagione ho notato, diciamo, una scrittura un po' più semplice per arrivare al punto. Insomma, gli archi narrativi, diciamo, si concludevano anche in maniera un po' troppo d'incastro. Ve lo dico, Danny LaRusso si ritrova ad avere dei problemi con la sua concessionaria e vola ad Okinawa per incontrare praticamente gli ultimi personaggi che non avevamo ancora rivisto, cioè il suo vecchio rivale di Karate Kid 2 e Fumiko, la ragazza di cui si era innamorato praticamente nel secondo film. E con loro, diciamo, non solo fa un tuffo nel passato, si vede praticamente Okinawa che è stata completamente rinnovata, e questa cosa gli dispiace perché lui avrebbe voluto rivedere quelle atmosfere, avrebbe voluto diciamo rivivere quell'aura mistica di antico che il villaggio che Tony Village aveva ai tempi quando ci andò con il maestro Miyagi 30 anni prima. Ma, diciamo, parlando con le persone, lui si rende conto in fondo che
quel cambiamento era stato necessario per far sopravvivere il villaggio. Infatti vede centri commerciali, vede persone che lavorano, turisti. Però nonostante questo c'è ancora un po' di anima rimasta, non solo nella natura, ma anche, diciamo, nel voler preservare certe tradizioni che i turisti adorano, soprattutto. Vabbè, è un dramma moderno quello di trasformare purtroppo certe realtà locali in qualcosa di adatto a tutti, insomma, di trasformare in un villaggio turistico tutto il mondo. È un qualcosa su cui si può discutere. Però diciamo che alle volte questo cambiamento può funzionare per quelli che, per esempio, hanno bisogno di lavorare, per quelli che non possono essere ancorati purtroppo a una filosofia di vita troppo del passato, perché purtroppo la modernità ti mangia e se tu non sei pronto a coglierla, diciamo che il tempo può essere molto molto cattivo nei tuoi confronti. E quindi questo, Danilo Russo si ritrova lì con le persone del suo passato e ha modo di imparare cose nuove che saranno poi utili alla fine della stagione. Ci sono nuove alleanze, ci sono assolutamente nuovi schieramenti che si creano e nuove situazioni che vengono a crearsi. Anche qui ritorna la cosa del cattivo più cattivo, però diciamo che il vero protagonista di questa storia, ossia Johnny Lawrence, si ritrova ad essere in una posizione molto particolare, perché deve ritrovarsi in pratica in mezzo a due filosofie particolarmente ostiche fra di loro, cioè la legge del pugno e la scuola, appunto, del maestro Miyagi, dell'autodifesa, dell'essere pronto a ricevere i colpi ma non essere mai quello che offende. Johnny Lawrence è sicuramente un personaggio molto aggressivo, pronto sempre a scagliarsi contro quelli che non hanno, insomma, cioè che ce l'hanno con lui. È sicuramente un tipo che non si vuole, diciamo, esimere dal lottare. Però è anche una persona che sta cercando di crescere, di imparare dai suoi errori, di essere una persona migliore da tanti punti di vista. E addirittura, nonostante i primi screzi, tra i tanti, diciamo, riesce a fare squadra con Danny, nonostante tutto. Ed è bello vedere che comunque loro non hanno bisogno di essere super amici, super d'accordo per fare squadra. Hanno le loro differenze, avranno sempre motivo per stuzzicarsi, per farsi del male a vicenda, avranno sempre questo modo di fare. E va benissimo, perché essere in disaccordo comunque non vuol dire che non si possa comunque collaborare. Non devi per forza amare tutti quanti in maniera perfetta. Puoi anche solamente avere un giusto confronto con le persone, anzi un minimo di scontro, un minimo di confronto diretto con le persone è giusto averlo, perché fa bene a tutti quanti comunque avere qualcuno che ti sprona ad essere migliore di come sei e anche a far valere le tue ragioni in maniera anche violenta, se vogliamo, perché fa bene. E questa stagione di Cobra Kai sicuramente ci racconta questo, anche attraverso i ragazzi che, oddio, anche qui ritornano le risse, tante di quelle che io francamente un po' mal digerito, perché mi sono sembrate alcune parecchio forzate, proprio giusto per inasprire ancora di più la situazione. Un po' la situazione è diventata più un fanservice che una vera cosa. È figo vedere come loro si preparano, come si fanno gli attacchi a vicenda, insomma. È bello vederli in queste salse, perché chiaramente ti gasa, cioè rende il tutto molto più, diciamo, da tutto un altro spirito, tutto un altro pepe sicuramente, però diciamo il realismo un po' viene a mancare quando, insomma, ti ritrovi a vedere questa cosa qui. E niente, cioè in realtà questo era il problema. Signori, insomma, è questo il problema, che Cobra Kai alle volte pecca un pochettino di irrealismo, se vogliamo, e quindi, diciamo, per quanto possa essere figo, non aspettatevi una serie che possa essere perfetta dal punto di vista della scrittura, però è figo, cioè dovete proprio guardarvelo perché cazzarola, merita davvero. Ok signori, ho parlato brevemente delle nostre serie TV divertenti e quindi
Vi invito naturalmente a recuperarle e a dirmi cosa ne pensate. Nel frattempo era arrivato anche Simone, scusa se non ti ha salutato Simone, che mi conferma che Archer è un capolavoro, assolutamente sì. E DJ Joker conferma quanto è figo Cobra Kai, assolutamente. E niente signori, siamo giunti a quella parte della puntata che io vorrei portare avanti e attraverso il libro L'Uomo in Nero vi presento l'angolo dell'enigma. La signora Penelope Apple Keeper non era solo proprietaria di un nome singolare, ma possedeva anche un notevole patrimonio, una enorme casa nel West End londinese, una possente figura, una voce ancora più possente e whisky. Whisky, un quadrupede affezionatissimo. Era tutto per Penelope, a prescindere da varie presidenze di vari club e associazioni. Ma anche whisky richiamava l'attenzione per qualcosa di singolare. Aveva una coppia di genitori assolutamente eccezionali. Il padre si chiamava Jonas of the Field ed era un bull terrier di razza purissima, mentre la madre era una bellissima barboncina della stirpe dei Cheeds e Crowler. Whisky stesso assomigliava a qualcosa fra una coperta da sella e un copriteiera, e il suo mozzicone di coda poteva essere scambiato per un fungo. Poi venne il 24 ottobre. Era un venerdì. E la signora Apple Keeper decise di impiegare il pomeriggio per andare dal parrucchiere della Hackman Street. L'unica difficoltà era che avrebbe dovuto portare anche whisky, poiché Catherine, la domestica, era andata via per 2 giorni. Così si prese whisky sotto braccio e alle 15 precise salì nel taxi che si era fermato davanti alla casa. Whisky, che era affetto da un'inspiegabile antipatia per i taxi, cominciò a sgambettare, a dimenarsi, a guaire, ad abbaiare, tanto da mettere l'autista in seria apprensione per l'interno della sua auto. Il bravo uomo non nascose affatto la sua gioia quando mezz'ora dopo la signora Apple Keeper scese dal taxi. Whisky invece lo gratificò di un paio di rabbiosi latrati. Per antica abitudine, Penelope fece una breve sosta alla pasticceria Ashley per il consueto e abbondante sacchetto di dolciumi che avrebbe dovuto alleggerirle l'attesa sotto il casco. Ma la breve visita al negozio di ghiottonerie si prolungò di qualche minuto a causa di un battibecco. Quando infine Penelope Apple Keeper uscì, rimase a bocca aperta, mentre i suoi occhi fissavano inorriditi il guinzaglio vuoto. Fece vacillando 2 o 3 passi. Mentre i suoi occhi fissavano inorriditi il guinzaglio vuoto, fece vacillando 2 o 3 passi. Whisky era sparito. È stato il maggiordomo, dice Simone, è vero. Whisky era sparito. Poi Penelope ruggì Whisky! E ancora una volta Whisky! Uscendo dal petto con un'ampiezza vocale inimmaginabile. Le urla di Penelope spaventarono i passanti nel raggio di 100 metri. Dopo mezz'ora di vane invocazioni e ricerca, la signora Apple Keeper si avviò, affranta ma decisa, al più vicino posto di polizia. «Il mio whisky è scappato!» esclamò singhiozzando, rivolta alla gente. Costui, un giovanotto dalla faccia divertente, coperta di lentiggini, atteggiò il viso a un sogghigno e replicò «Provi per una volta con del tè freddo, signora!» Ma il sogghigno gli morì immediatamente sul volto. Penelope, infatti, aveva lasciato cadere i pugni sul tavolo con l'impeto di un piccolo maglio a vapore. Poi spiegò, «Whisky è il mio cane!» «Oh, signora!» balbettò il poliziotto spaventato e con un certo imbarazzo. «Ah, il suo cane!» Penelope gli diede ulteriori spiegazioni. «Mi trovavo da Ashley per delle compere. Whisky l'avevo lasciato fuori, legato al guinzaglio. Deve essersi slegato! Non può farlo cercare!» La gente scosse il capo con rammarico. «Mi dispiace veramente tanto, signora. Purtroppo lei deve capire con tutto quello che abbiamo da fare.» Poiché vide che la signora stava per prendere fiato con maggiore energia, aggiunse in fretta «Ma le posso dare un consiglio, signora? Provi con un'inserzione sul giornale e con una ricompensa. Questo sistema di solito ha successo.»
La signora Penelope Applekeeper non se lo fece dire due volte e fece fare immediatamente un'inserzione su un quotidiano e su due giornali della sera. E poiché pensava che una ricompensa maggiore avrebbe avuto più efficacia, decise di non risparmiare. 50 sterline di mancia, piccolo cane scomparso, incrocio, pelo ispido, nero, bianco, nome Whisky. Si prega l'onesto rivenditore di darne notizia. E poi sotto c'è l'indirizzo al NW22 44 217. Il mattino seguente comparve la prima edizione. La signora Applekeeper cercò, trovò e si spaventò subito, per ben due volte. Sotto la rubrica scomparse c'era una lista di niente meno che 18 cani. Il secondo spavento se lo prese nel constatare che erano state invertite le cifre del suo numero di telefono. Invece di 217 c'era 721. Ah, scusate, non era l'indirizzo ma era il numero di telefono. Comunque, invece di 217 c'era 721. Fuori di sé si precipitò al telefono e si fece mettere in comunicazione con il capo dell'ufficio competente. «Lei! Lei!» imprecò inghiottendo un paio di osservazioni non propriamente da signora sul tema dell'inattendibilità. L'uomo, dall'altro capo del filo, promise intimidito che avrebbe fatto rimettere le stesse inserzione gratis. L'arrabbiatissima Penelope non aveva ancora messo giù la cornetta che sentì suonare alla porta. Era un uomo sulla trentina, con una grande scatola di cartone sotto braccio. «Che cosa vuole?» lo investì la donna. «Sono qui per l'inserzione». In quello stesso istante, come su comando, si sentì provenire dalla scatola un lamentoso guaito. La signora Applekeeper gli strappò la scatola di mano, tolse impetuosamente il coperchio, quindi esclamò ripetutamente «Whisky, il mio whisky!» mentre grosse lacrime le scorrevano giù dalle guance. «Dove l'ha trovato, signore?» L'onesto rinvenitore si sforzò di assumere un'aria seria quando rispose «Ieri era poco dopo le tre, stavo proprio uscendo dal cinema di Britton Street. Quando è comparso di corsa proveniente da Lankman Street, direttamente sulla mia auto. Per fortuna non gli è successo niente, sì, e oggi ho letto la sua inserzione. Me l'ero portata a casa, la povera bestiola, perché nessuno se ne preoccupava». Penelope, che durante la descrizione di ciò che era successo con l'automobile aveva sudato freddo, ora proruppe in un sospiro di sollievo. «Aspetti, signore, vado a prendere la mancia che le spetta». L'uomo la seguì con lo sguardo, assumendo un'espressione mista di aspettativa e di contenta allegria. Qualche minuto dopo ricomparve la signora Applekeeper. Era stranamente cambiata. Il suo volto non prometteva niente di buono e prima ancora che l'onesto rinvenitore riuscisse a fare la benché minima congettura, Penelope l'aveva già afferrato per la giacca con una mossa fulminea e l'aveva tirato a sé. Nel contempo rimbombò la sua voce. «Lei è soltanto un comune furfante! Come poteva sapere che questa era la casa di Whisky, eh? Dall'inserzione, forse? Questa è pure semplice follia. Nell'inserzione era sbagliato anche il numero di telefono. Vuole che le dica io ciò che è successo. È stato lei stesso a slegare Whisky dal guinzaglio e a trascinarlo via. Naturalmente soltanto per poi ricevere la mancia. Con tutta probabilità lei mi ha seguito di nascosto per vedere dove abito». Cominciò a scuotere l'uomo di qua e di là con forza. «Ma questo non è stato il suo unico errore, signore». L'uomo stava tentando invano di liberarsi da quella morsa d'acciaio. Penelope fece un profondo respiro. «Gliela do io la mancia, è proprio quella che si merita!» Fu il più brutto ceffone che in quell'anno fosse stato dato in tutta Londra. La signora Applekeeper ha parlato di un secondo errore. E a quale errore alludeva? E niente, signori, questo era l'enigma di oggi del libro L'uomo in nero. La soluzione dell'enigma precedente era, se vi ricordate, il gioco consisteva nel capire praticamente quale fosse, diciamo, la cosa che aveva scritto la ragazza sul suo diario che alla fine l'aveva fregata e che l'aveva, diciamo così, incriminata agli occhi della polizia. Se non vi ricordate, vi basterà naturalmente ascoltare la fine della puntata precedente per sapere, diciamo, a quale gioco alludevo.
Il diario rivelatore finiva, la soluzione era: il grave errore nel diario compilato apposta per la polizia è connesso alle date. Se il 31 dicembre era mercoledì, non ci sono dubbi che il 4 gennaio fosse una domenica, ed è noto che di domenica tutti i negozi sono chiusi. Beh, insomma, una soluzione un po' così, che bisognava sicuramente andare a un attimo a vedersela con la logica delle date, e bisognava stare sicuramente attenti a queste cose. Ditemi naturalmente, riascoltando questo enigma, cosa ne pensate, qual è stato l'errore secondo voi dell'uomo che ha riportato a casa whisky, l'errore che ha fatto e che si è fatto beccare, il secondo errore, il primo sappiamo che è stato quello di sapere l'indirizzo della donna senza effettivamente poterlo conoscere, l'altro chissà, ci penseremo tutti quanti e vedremo se riusciremo a capire, diciamo, la soluzione dell'enigma. Nel frattempo Simone ci dice che io c'ero arrivato perché sono intelligente, probabilmente Simone, probabilmente, e niente. Signori, grazie veramente tanto per averci seguito anche questa mattina al Mattino Loro in podcast. Io spero naturalmente che queste puntate vi possano piacere, spero veramente di ripartire con una nuova serie di puntate in questo 2021 nella maniera migliore, e di farvi divertire e di creare un podcast sicuramente che possa, e un broadcast assolutamente che possa aiutarvi ad allietare le vostre mattine. E vi ricordo che questa trasmissione è prodotta da Runtime Radio, la più figa radio che c'è nel mondo proprio, cioè non, e questo è abbastanza assodato e scientificamente dimostrato che Runtime sia la più figa di tutte, proprio perché trasmette il Mattino Loro in podcast. E su questo proprio non potete assolutamente controbattere, ma non per, cioè, Data Nightmare, chi è Data Nightmare? Vabbè, lasciamo perdere, voi che siete proprio fuffa nei confronti miei. Ok, basta. Un fraudcast, assolutamente, un blablabla. E niente, vi ricordo che questa trasmissione è prodotta da Runtime Radio, non mi fate distrarre, porca miseria, devo dare gli ultimi aggiornamenti. Se volete aiutare Runtime Radio, oltre naturalmente ad ascoltare i nostri programmi, potete dare un piccolo obolo nella nostra sezione Anch'io sul sito www.runtimeradio.it. Tutto vi sarà chiaro una volta che avrete aperto naturalmente il sito. Fatelo perché è un bel sito, ci sono tutte le info e soprattutto c'è la nostra sezione Anch'io, dove potrete donare un piccolo, diciamo così, soldino nel nostro salvadanaio mistico, oppure abbonarvi attraverso il nostro programma Patreon, ricevere piccoli premi e aiutarci a sostenere le tante spese di questa radio. Se lo fate, sicuramente siete bellissimi. E niente, altre cose, ricordatevi che potete seguirci su tutti i nostri social, su Facebook, su Telegram soprattutto, dove abbiamo il nostro canale che vi tiene aggiornati su tutte le nuove uscite, e tutti i nostri gruppi Telegram che, se siete fighissimi, potrete andare a trovare, soprattutto il gruppo MDB The Original One e tutti gli altri gruppi ad esse connessi, tipo il gruppo di Tecnopills, il gruppo di Snap Architettura Imperfetta, e insomma tutte le nostre realtà che vi accolgono sempre e comunque. Se volete dare una mano a me nello specifico, vi ricordo che c'è la Vargheomacchia, ossia la mia, ma anche la vostra foresta su Tridom, dove potrete appunto piantare degli alberi anche a costi ridotti, potrete regalarli alle persone, insomma potete fare questo regalo al pianeta e a voi stessi, quindi aiutarci a creare una grande foresta per aiutarci a comunque... A respirare meglio in questo mondo, perché senza alberi non lo si può fare, e soprattutto potrete aiutare le comunità locali di varie parti del mondo a piantare e a prendersi cura degli alberi giusti per quella zona, per quella specifica area ecologica, perché non si tratta solo di piantare un albero ovunque, di piantare qualsiasi albero ovunque, ma si tratta di farlo bene, con i giusti tempi, fatto dalle giuste persone, e soprattutto fare, diciamo, un lavoro certosino. E Tridom ti dà questa possibilità con un sistema assolutamente figo,
e di cui io posso lamentarmi solo del fatto che non esista una vera e propria applicazione, ma si faccia tutto tramite comunque un browser. Ma vabbè, diciamo che per l'ambiente si può passare oltre questa cosa qui. Scusate, nel frattempo sbaglio naturalmente la cosa e vi dico, signori, grazie veramente tanto per averci seguito anche questa mattina. Seguite tutta Runtime, siate bellissimi e niente, detto questo, vi saluto e vi auguro una buona giornata.